Credevo che non venissi più. Ti è mancato poco. Grazie. Sono Frost e Luzinski? Già. Ehi! Non so voi, teste di cazzo, ma noi siamo puntuali! Volete muovervi? Gina mi ha lasciato ieri sera. Davvero? Già. Si è presa le sue cose e se n'è andata. Che ti importa? Non avevi detto che stavi cercando una scusa per lasciarla? Infatti, ma dovevo essere io a lasciarla, non lei. Salute! Questa me la paghi e presto! Hai visto i miei guanti, amico? Sono nel cassettino, se amico. Non ho dormito per niente stanotte. E perché? Gina. Lasciala perdere, amico. Lasciala perdere. Sì, hai ragione. È un'isterica. Dice che non può vivere con uno spazzino per tutta la vita. Ma il tuo è solo un lavoro momentaneo. Le hai parlato del nostro negozio di serve? Gliel'ho detto. Ma penso che abbia dei problemi in famiglia. A suo padre non sei mai piaciuto. Già, ma che ne sa lui? La vita è una merda, giusto? Sì, è proprio vero. Comunque sai che ti dico, questo è l'ultimo anno che raccogliamo immondizie. L'hai detto anche l'altro anno. Sì, ma quest'anno ne sono sicuro. Anche l'altro anno lo eri. Ehi, Cav, è tua? No, io porto solo quelli a tracolla. È un reggiseno, James. Chissà com'era prima. Oh, ecco il miglior poliziotto di South Bay. Cosa è successo, Mike? Vi hanno requisito le vroom vroom? Vedi, questo è il genere di stronzo a cui devi abituarti da queste parti. Jeff è nuovo e così gli spiego un po' la situazione. E anche il mio nuovo socio. Quindi lo vedrete spesso, d'ora in poi. Meraviglioso. Vedrai che ti piacerà qui, Jeff. L'aria è limpida, le donne belle e i turni sono brevi. Devi sapere che tutta la gente di Las Playas lavora sodo, ha delle ambizioni. Ad eccezione di questi due scansafatiche. Loro sono del partito, non contate su di noi. Un piccolo avvertimento dal vostro amico che lavora per la quiete di questa zona, miei cari operatori ecologici. Vi tengo sotto controllo costantemente. So che non avete ancora infranto la legge, ma è solo questione di tempo. Presto lo farete. E quando quel momento arriverà, sarò io a farvi la festa. Potete scommetterci. Applauso. Applauso. Caro John, mi dispiace che tra noi sia andata così. Sei un uomo tenero. Ti amerò sempre. Oh. Quando leggo queste cose mi viene il magone. È la disgrazia di noi uomini. Che cosa? Ma le donne, i rapporti, un po' tutto. Io non ho mai avuto problemi. Ciao, James. Buongiorno, baby. Perché tu non hai cuore? Cosa? Non hai cuore?
Qual è stata l'ultima ragazza con la quale hai fatto sul serio? Betsy Sabeta. Betsy Sabeta? Eri in quarta elementare, lei aveva pure i baffi. No, non è vero. Sì, invece. Ma non è vero. Sì, che ce li aveva. E poi che ne sai tu di lei? So che aveva i baffi.